Con questo video noi vogliamo portarci avanti perché con la testa siamo già a martedì, cioè abbiamo la season nuova, cioè abbiamo la carta del pass nuova, cioè abbiamo anche le spotlight nuove e quindi ci concentreremo su una carta in questo mazzo che farà parte delle spot di martedì e lo faremo giocando il mazzo che l'ha fatta emergere questa carta, perché stiamo parlando del gladiatore. Vi ricordo l'iscrizione al canale e tutti gli altri social in descrizione. Buona visione. Ma quanto vi è mancato il Seracontola? Bisogna fare un preambolo. Noi l'avevamo già citato nel precedente video, quello con Loki, ve lo lascio sempre qui nelle schede, che siccome ieri abbiamo fatto un Loki Contola, oggi giochiamo il Seracontola, in cui possiamo notare tutta la skills delle carte Tech che ha reso questo mazzo glorioso. Però c'è da fare una premessa, ovvero che il mazzo ha perso tanto. Ha perso tanto perché ovviamente il mazzo utilizzava molto Zabu, in cui vedeva non solo Shang, non solo Miss Marvel, ma anche la buona Enchantress. Però con Red Guard l'abbiamo sostituito molto bene. Poi abbiamo una combo importante da non sottovalutare: Invisible Woman, settata al turno, non al turno ma alla location centrale ovviamente, con Maximus e con la Miss Marvel e magari anche con Doom, capito? Però già vi posso dire che se volete aggiungerci qualche altra cosa spicy, io vi consiglio anche Nocturne, una bellissima change location, oppure se non vi piace Invisible Woman, una bella Scarlet. Quanto per non farci mancare nulla, ecco. Quindi andiamo subito a giocare e facciamo far valere ovviamente il gladiatore. Io devo fare sta premessa per il gladiatore. La devo fare. Che cos'è quell'avatar, raga? Sapete che sembra? Io non so se avete mai visto la serie dell'MCU, dell'agente dello Shield. Lei è May. È esattamente May dello Shield. È esattamente lei, la grande. Dovrebbe essere Aero comunque lei. Non lo so. Di Tavellir, campio Lisi Snap. Lisi Snap. Io butterei il gladiatore. Il gladiatore non lo butterei su Tavellir, però. Lo butterei... Guarda, magari qui? Al buio? Mm? Ecco, fatti valere. Vedi, già una mistica è andata via. Mistica è molto buona. Mistica, ovviamente, può dire tanto. Può dire un cerebro, può dire, non lo so, un qualcosa con Wong. Può dire anche un vivente. Mi verrebbe a dire vivente. Io la Miss Marvel la setterei comunque. Per poi fare sera, magari... sinistra su Nidavellir, capito? Così abbiamo un doppio campionesi. Vediamo intanto che mazzo ci possiamo aspettare. Invisible Woman e niente che ci riguardi. Ora io vorrei fare intanto Red Guardian, però ce lo teniamo, facciamo sera intanto, facciamo il nostro gioco e poi gli buttiamo Red Guardian su Invisible Woman e scoperchiamo tutte le nostre carte. Ma non sottovalutare, raga, una cosa: Gladiator una volta è andato bene, ma può andare veramente anche molto male, quindi per questo in questo mazzo ci portiamo dietro Shang, capito? Perché se mettiamo una carta a posto 10, a forza 10, perché non so parlare oggi. Era stata la camomilla che mi sono sparato ora? Sì. In qualche modo ci portiamo avanti, oppure Shadow King, capito? Shadow King e Shang, raga, come turno 6 è una difesa impenetrabile, aggiungerei. Vediamo. Iron Man. I am Iron Man. Dovrebbe essere tipo un tribunale? Dovrebbe? Red Guardian. Ma subito. Ma proprio subito. E poi? Lo vogliamo buttare intanto Doom? Oppure Invisible Woman? Vogliamo fare tutto. Ma proprio tutto. No, Doom. Doom, ci teniamo Maximus e Shang per dopo. Sì. Allora. Gli leviamo intanto Iron Man. Perché, sai, dovrebbe essere complicato averlo... capito? Chiudiamo uno spazientino sul Nidavellir per Shang-Chi, che non fa mai male. Ah, ma è la Valchiria. Ah, è un cerebro, un cerebro, un cerebro, un cerebro. E scusami, è un cerebro, ma... perché? Cioè, perché lui ha utilizzato sta tecnica? Per farmi Valchiria qui? E volendo, sì. Quindi se qui mi vince con la Valchiria, ma io ho i 5 punti della Miss Marvel. Meno che lui non abbia tipo una Rogue. Capito? Potrebbe avere Rogue. Potrebbe avere Rogue, sì, in effetti potrebbe avere Rogue. Intanto io Maximus qui lo butterei, anzi no. Anzi no. Qui io non riesco a fare nulla. Io non riesco a fare nulla. Shadow King. Tanto abbiamo la prio, frate. Capito? Abbiamo la prio, quindi è inutile starci lì a parlare. Facciamo più punti possibili così, da tutte le parti. E vediamo. Ok.
Rock? Non ho capito. Anche perché il ragazzo, se non giocava Killmonger, capito, vinceva. Ma ha sbagliato a contare. Vabbè, ma chi sono io per dirgli che ha sbagliato? Ma andiamo avanti. Ma che comunque, raga, una cosa. Prima di andare un attimo con l'altro game, guardate quante volte l'ho splittato sto Jeff. Ma che devo fare io per averlo Link? Cioè, capito? Splittalo un'altra volta. Cioè, io sapevo che con 4 split mi dava Link. E invece io già l'ho splittato per 5 volte, capito? Robbe da pazzi oggi. Cioè, sembra ogni volta che gioco a questo gioco, sembra che il gioco mi sta prendendo per il culo, letteralmente. Ma di maso, eh? Il tuo nome manda in bestia, vabbè, questo è il più importante. Il titolo è quello che non ci importa. Poi il nome, sappiamo benissimo che di nome siamo abituati a ben altro su Marvel Snap. Oscar Tower, va bene. Anche se con Gladiator godi quando tu riesci a prendere una carta combo. Lì godi Jeff. Poi Barz. Destroy, ok. Destroy, Invisible Woman, vabbè, lo possiamo buttare. Non ho capito. Ma che succede a Snap oggi? Ah, una cosa, raga. Aspettatevi il video di martedì su Tena. Che Tena? Io non so come farò ad averla, perché ho terminato tutte le mie chiavi per prendermi Sasquatch. E devo vedere come fare, perché poi ci sarà pure la season nuova, frate. Troppe robe. Perché vuole i miei soldi sto gioco? Perché non fattura? Dovrebbe essere. Kitty Pryde, Invisible Woman, Castello Blackstone. Io l'Invisible Woman la posso fare sul castello, perché in qualche modo vado a... Capito? Maximus. Ravonna. Ok. E io gli ho fatto pescare, però. Io so che mi pentirò di questa cosa. Dovrebbe essere buona la Red Guardian qui. Però, boh, penso sia un lockdown lui. Penso sia un lockdown lui. Andiamo così. Vediamo, ti prego, dimmi che non hai robe. Olè, Green Goblin. Green Goblin. E Red Dwarf. Allora, però... Sì, è una specie di... Sì, è un lockdown, è un lockdown. Lockdown. Un lockdown. Allora, qual è il punto? Il punto è questo. Il punto è questo. Io devo giocare così. E non mi voglio chiudere qui. Anche se lui c'ha la vedova. Sai che questo game è brutto. Questo è un game molto ma molto brutto. Ok. Almeno ci delizia di questa roba. E chi ti prende lì? Ok. Ora, qual è il punto della situazione? Miss Marvel qui è ottima però. Il problema è che con Doom non lo posso giocare su Camartage. Questo è vero. Non fai il prof però. Mi devo aspettare una cosa del genere, capito? Me la devo aspettare una roba del genere. E mo che gli racconto io? Molto bene Killmonger, ma frate, capito? Io come faccio qui con questa situazione ambigua? Io ho perso, perché qui ho perso. Qui c'è l'Invisible Woman, mi ritiro. Sono umile, resto umile, mi ritiro, maturo. Se Camartage la White Widow penso che sia la cosa più rotta del gioco comunque. E andiamo verso l'infinito oltre. Nova Bay. Rank 1700. Oddio, un discard, frate, no. Un discard. E il discard io che cosa gli racconto? Vabbè che abbiamo Shang per essere, sì. Ma che gli racconto io a questo? Invisible Woman qui al centro. Che senso? Isola dei mostri. Che brutta pescata. Passerei. Ok. Maturo. Miss Marvel sera. Allele. Addirittura di... Ma che mazzo è? Che sto vedendo? Andiamo sera qui e poi vediamo il da farsi. Abbiamo Shadow King, Red Guardian, Shang. Cose molto belle. Però, boh, non saprei. Non saprei. Shang lo farei sempre... Aspetta. Però a sto punto, facciamo sarà qui. No? Perdiamo la prio. E vediamo.
Con le wing che scarta il Co. E le resif che scarta il carrier. Ma che è sto mazzo? Io non capisco. Cioè, c'è proprio anche il collector a sto punto. C'è una roba strana di discard con Queen Jet, mi verrebbe da dire. Sì. Aspetta, intanto questo è assicurato. Intanto questo è assicurato. Questo è assicurato. Qui abbiamo miss più lui. Qui va da 7, va a 12. O vuoi tu che chiuda qui un altro? Non lo so, dipende da quello che gli ha dato il robo. E mettiamo Maximus qua. E concentriamoci sulle location. Oddio mio. Dici Dracula. Ma fortunatamente che ho fatto sta cosa. E non ho messo Maximus al centro, altrimenti avrei preso il pene. Anche Watu via. Abbiamo vinto. Non è. Perché adesso arriva la Miss Marvel. Alta evoluzionario. Non credo sia il meta adatto per sta roba qui di discard comunque. Chi sono io per dirti cosa giocare? Blazor, il mio uomo. Hai tutto il mio rispetto già per questo. Doppia Miss Marvel mi dici? Vedi, cioè tu immagina una roba del genere con Zabbo ancora quello che era un tempo. Cioè tu potevi giocare la Miss Marvel a... cioè, turno 6 mettevi 2 Miss Marvel per essere. Visible Woman, Maximus, Miss Marvel. L'abbiamo. Madonna. E la butta sempre lì. Lemuria. Ok. Bello così. E bello Gladiator a sto punto però. Lo butterei qui Gladiator. Giochiamo in curva. Anche perché il video di Gladiator, giochiamolo. Io temo però quella Ravonna. Ma la temo in una maniera assurda Ravonna. Eccola lì. Eccola che arriva. Miss Marvel qui. Smarvel qui e poi vediamo. Io spero che non sia l'ennesimo junk che mi fa la White Widow al turno 3. Oppure magari è un vivente che si vuole gestire la roba del mondo di Mocio. Sì, potrebbe essere. Però già lui ha il profix lì, capito? Lui ha il profix. Non è il profix. E Ravonna, e Angela, e Kitty Pryde. Morph. Madonna, l'unica carta che gli dovevi dare. Molto bene. Shadow King, apposta. Urge Jeff, cosa devo fare io? Sto giocando a Doom a chiudere, ma roba di niente. Roba che non mi serve, capito? Invisible Woman, va. Vabbè, Invisible Woman, frate, sto esaurito oggi. Sì, serve Jeff, raga. Se ci dà Jeff, abbiamo vinto la location di sinistra, altrimenti noi non vinciamo nulla. Perché lui ce l'avrà Jeff, dai. Glielo leggo negli occhi a questo aglio di Bradsoft che ci avrà Jeff. Io sto pensando al turno 6. Il turno 6 io non riesco a mettere 3 carte, devo mettere per forza 2. Oppure Doom. Dipende, se mi dai Jeff io riesco a mettere 3 carte. Eccolo lì. Doom rules all. Eccolo lì. È Killmonger che me lo voglio, frate. Ma Killmonger che me lo voglio. E il fattore è che non abbiamo pescato Sera. Se avessimo pescato Sera era tutto altro game. Vabbè, ciao. E anche Jeff, fratello. E anche Jeff. Cioè non abbiamo pescato 2 carte su 12. E come vedi, poi c'è il Gladiator che in qualche modo ti prende robe sbagliate. Perché ha preso il profix. Ok, è una cosa giusta. Lui avrebbe spostato Jeff lì. E poi l'avrebbe chiusa con tutta altra roba, fratello. Gli bastava soltanto un Red Hulk lì al centro per vincere, per quanto mi riguarda. E non riuscivamo a fare robe. Se io non giocavo al centro, prendevo un gap di 100, quindi potete ben capire che non era molto bella come situazione. Però, in qualche modo, cerchiamo di rifarci. No. Vabbè, Silver Surfer, non credo sia un destroy. A posto. Yeah. Oh, comunque la location centrale è quella che a me bisogna che sia tipo una location tranquilla, pulita, niente. Sempre merda. Mondo di Mocio, cose, cascata del guerriero, vabbè. Washington. Bello per il Doombot. Oh. Killmonger qua, subito. Ma vuoi che... Per questo dico io che in qualche modo in questo mazzo di aggiungere anche Nocturne. Secondo me potrebbe essere una bella per il problema. Che cosa togli tu? O butti via l'Invisible Woman e gli metti la Scarlet. Quello sì, lo farei 100%. Perché Invisible Woman, vabbè, la combo la puoi fare con Max. Questo sì, ma non è tanto impattante la roba. Via.
Magic. Oh sì, ti ringrazio Dio. Ora, Miss Marvel, facciamo sera. Magari la mettiamo sulla palla della mano. E in qualche modo io snapperei come. E questo qui è un Silver Surfer, mi verrebbe da dire. Cioè, immaginatevi già adesso, turno 5, sera. Poi abbiamo un turno 6 con Doom più robe. Gli butterei Mobius, comunque. In qualche modo glielo voglio buttare, Mobius. Shuri! Abbiamo la prima. Bene, non ci interessa. Noi possiamo fare anche robe con Shadow King, capito? Non abbiamo trovato lui, non abbiamo trovato Shang, ma abbiamo Shadow King. Ha veramente un destro con Shuri strambo. Ah, poi chiudi con Shadow King, capito? Shadow King, Gladiator, Doom. Doom lo butti lì. Sì. Vediamo come incastrare il tutto, va. Non so se c'è il Nimrod con questo mazzo, sai? Madonna il sabre, tu. Serve Shang. Serve Shang. Ma 0-21, ma scherziamo. Ma scherziamo. E olè. Apposta. Molto bene. E come prendiamo noi di vincere? Che non mi ha dato quello che mi bisognava, ovvero Shang. Ce la vengo qui, ok, e vinci. Il problema è che poi dopo vorrei buttare Jeff qui. Il problema è queste due location. Lui può mettere Death, lui può mettere anche Sabretooth, lui può mettere anche nulla. Lui la vince la play. La vince la partita, questo è il fatto. Ha senso, fratelli, regalo 8 cubi e non ho proprio voglia di regalargli 8 cubi. Basta, basta Gladiator, non giocatelo questo maledetto. No, ma non è neanche colpa sua. Cioè, non è colpa del Gladiator, il problema è il mazzo. Il problema è il mazzo che non ha girato, non ha performato. Hai capito? Perché sono state due partite, le ultime due partite, se fosse stata in una maniera diversa, tu potevi vincere, cioè era vinta, fratello, era vinta la partita. In qualche modo Marvel Snap oggi mi ha detto: ehi, ti sei concentrato altro in questi giorni e non hai giocato tanto al mio gioco? Perfetto, non ti faccio vincere le partite. Fatemi sapere se provate il mazzo, ragazzi. Dai, ci vediamo domani.